è un peccato davvero, però purtroppo quest'anno non è stata una bella stagione dal punto di vista europeo per tante nostre squadre, quindi forse meritavamo qualcosa di più per qualità tecnica, però non siamo stati né bravi ma neanche fortunati. Però credo che il calcio europeo è degnamente rappresentato, perché stasera giocano le squadre più forti in assoluto. Tu dalla Roma forse ti aspettavi qualcosa di più? Ma dalla Roma, dall'Inter, erano chiaramente le due squadre su cui speravamo di più, però ripeto, non sono state neanche molto fortunate. La Roma addirittura ci è arrivata in un momento difficile dal punto di vista degli infortuni, quindi e poi ha perso i rigori. Ecco, Spalletti in conferenza qualche giorno fa ha proprio detto: un rigore cambia completamente una stagione, cambia gli umori di una squadra. Io lo chiedo a te. Ma perché l'ho suggerito io di dirlo, ci sono passato prima di lui io. Infatti cosa cambia un rigore? Ti cambia tanto, non ti cambia la vita naturalmente, perché la vita poi ci sono tante altre cose importanti, però a livello sportivo un rigore come quello che ho sbagliato io e che ha sbagliato Bruno è pesantissimo, perché avremmo potuto regalare alla società, ma soprattutto ai tifosi, alla città, un trofeo storico. Basti pensare che in tanti anni che c'è la Champions, la Roma non l'ha mai vinta, noi ci siamo arrivati a un passo e quel cazzo di rigore ci ha rovinato a tutte e due. Perché Roma è una piazza piuttosto esigente, vero? Roma è una piazza abbastanza... No, ma non perché fosse esigente, ma perché sembrava quasi fatta, ci avevamo fatto tutti la bocca, giocavamo in casa, abbiamo visto quella coppa, ho detto questa ce la portiamo a casa, e invece è bastato un niente, ma è un niente che pesa come un macigno. Tra l'altro io ho anche ancora una causa in corso con quel tifoso che ho preso su in curva sud. Perché la palla ha scheggiato, la palla attraversa, poi è andata a curva sud, ha preso uno in faccia, ma denunciato, ancora siamo sotto processo, figurate un po' come siamo messi. Senti, oltre al danno anche la beffa. L'ultima che ti volevo chiedere è: il fatto che la finale sia a Roma quest'anno potrebbe, cioè, è un rammarico doppio? No, triplo, però si sapeva che era difficilissimo arrivare in fondo, però era il sogno di tutti i tifosi romanisti, ma anche il sogno del calcio italiano, vedere una delle nostre squadre. Noi speravamo tanto nella Roma, ma anche se ci fosse stata l'Inter o un'altra squadra sarebbe stato bello ugualmente, e quindi è un peccato. Secondo te cosa manca in questo momento alle squadre italiane per raggiungere il livello di Manchester e Barcellona? Ma forse una mentalità un pochino più vincente, perché noi siamo sempre a pensare che è fatta di due partite, magari vai fuori casa, contieni i danni, poi ti giochi tutti in casa. Invece il calcio europeo e mondiale ci sta dimostrando che bisogna giocarle sempre in casa e fuori, bisogna essere più spregiudicati anche quando si va a giocare fuori casa. Forse manca un pochino di questa spregiudicatezza fuori casa. Stasera chi vince per chiudere? Guarda, io non ci indovino mai con i pronostici, non vorrei portare male al Barcellona, però ho l'impressione che il Barcellona possa vincerla questa finale. È una speranza o è un giudizio tecnico? No, è un giudizio tecnico, perché poi io sono due squadre che attraggono molto, molto affetto, no? Perché sono due squadre che giocano al calcio in maniera meravigliosa, per cui non è che faccio il tifo per il Barcellona e non per il Manchester, io diciamo sono al 50%, però spero di vedere una bella partita e sono convinto che sarà così. Però ho l'impressione che dal punto di vista così della tecnica, della fame di vittorie, forse il Barcellona può avere qualcosa in più dentro l'anima. Grazie Ciccio. Grazie a voi. Ultima domanda io, che esula un po' insomma dal discorso Champions. Tu sei un ex grande giocatore della Roma, anche tifoso insomma di questa squadra, sai quello che più o meno sta succedendo in questo momento la società? Credi che sia il momento, sia arrivato veramente il momento di poter cambiare società per puntare a più grandi obiettivi? Ma guarda che se alla dottoressa Sensi gli arrivasse una proposta seria, concreta, ma io penso che loro sono disponibili a cederla, ma sono anche disponibili a rimanere nella società con qualcuno che li aiuti, che gli dia una mano dal punto di vista finanziario. Non è che noi risolviamo tra virgolette i mali della Roma pensando che arriva il cugino di Onassis e ci compra il mondo, non è così semplice. Però io sono convinto che loro hanno fatto moltissimo
chiaramente da soli non ce la fanno a sostenere gli oneri di costi incredibili in questo momento per il calcio, però se arriva un'offerta seria io penso che loro sono disponibili sia a darla via ma anche a rimanere dentro partecipando a questa realtà, perché loro vogliono bene la Roma. Quindi quella della famosa cordata Fioranelli-Volker Flick non sarebbe un'offerta seria ancora? Non lo so, io leggo i giornali, dicono di sì, dicono che stanno vedendo, i bilanci, forse ci potrebbe essere qualcosa di importante, auguriamocelo, ma io penso che se loro arriva in offerta importante loro la danno via la società, non è che la vogliono tenere a tutti i costi. Senti Ciccio, l'ultima in merito a questo, tu sei un profondo conoscitore del calcio italiano, ti volevo chiedere, è possibile che ci sia un po' di ostilità da parte dell'establishment del calcio su nuovi investitori stranieri, magari di altri paesi? No, non credo, chiunque venga e voglia fare le cose per bene credo che ha le porte aperte anche da parte della federazione, da parte dei media, da parte di tutti. Se c'è gente che vuole investire a certi livelli, ben vengano, insomma. Il calcio italiano, spesso tante famiglie, e la Sensi è una di quelle, ci ha messo tanti capitali personali. E quindi bisogna rendergli merito e dirgli grazie. Però se arriva qualcuno che può investire di più, meglio ancora.